Benvenuti su PG Personal Games, buon martedì ragazzi, secondo giorno della settimana, ovviamente, all'insegna di football. Allora, innanzitutto ringraziamo come sempre, diciamo, i ragazzi che hanno seguito il video di domenica, dove sostanzialmente ci siamo ritrovati in una categoria avanti, era abbastanza scontato, come ho sempre detto, che fino almeno alla categoria 6, forse 5 anche, grossi problemi non ci sono. Ci sono grossi problemi invece per quanto riguarda le categorie più basse. Allora, innanzitutto andiamoci a prendere un po' di successo, c'è perciò, ricevi tutto, vai. Allora, voi non lo vedete però, fidatevi, io ho 497.000, quindi quasi 500.000 crediti e soprattutto 200 monetine. Andiamoci a vedere, come avevo detto nell'episodio precedente, cosa posso. Ora io registro di domenica questo video, quindi il lunedì non so cosa ci sia stato, quindi andiamocela a vedere. Poi, in funzione, se mi interessa qualcosa, se no, magari nel prossimo video, che sarà giovedì, troveremo qualcos'altro. Allora, lista dei giocatori. Bacchellona, anche no. Worldwood. Allora, qui ci abbiamo Grizzly. Ah, lui gioca come esterno, vediamo, vedi tutti. Sono quelli giocatori ovviamente che sono usciti giovedì. Allora, Saka, Carnal, Son, che è esterno a sinistra. Poi c'è Baldé, che è un terzino sinistro, 3 stelle, Izzo, 3 stelle, Scalvini Atalanta, Meret, questo è buono. Allora, diciamo che si risparmiano le 200 monetine e ci. Qui Bayer Leverkusen, contratto mirato c'è sempre questo. Dai, si risparmiano 200 monetine e si guarderà appunto magari giovedì, boh, aprendo qualche pacchetto, insomma, vediamo un attimo. Allora, torniamo, concentriamoci sulla partita che dobbiamo affrontare. Siamo in divisione 8, se non sbaglio. Prima partita di divisione 8, campionato, prima divisione. Diciamo che la settimana scorsa, o meglio, l'ultima partita abbiamo giocato un po' in affanno, almeno fino all'ingresso di Robert Lewandowski, il quale ci ha cosiddetto levato il dito, no, diciamo così, le castagne dal fuoco, via, se no non, siamo troppo volgari. E lo schema di gioco nuovo è sempre questo. Voglio però, vorrei, facciamo così, guarda, si cambia un po', poi. Si porta in panchina, tra le riserve, quindi questa volta ci si mette dentro con Dengue. Dov'è? Dov'è? Allora, non lo trovo più. Ragazzi, non si è più fatto giocare nemmeno lui. Teo Hernandez. Allora, io volevo vedere dov'è, e non quando uno lo cerca, eccolo qui. Lo sostituiamo con Mbappé. Quindi portiamo Haaland in panchina, si fa un po' di alternanza, quindi Lewandowski prima punta di sfondamento, poi tutto il resto. Speriamo che Divalino non sia al burro, non ci sia nessuno al burro. Vediamo. Allora, cerchiamoci l'avversario. Allora, questo video verterà almeno di una partita. Poi vedremo. Ah, 7, divisione 7, 7, ho sbagliato, non siamo nell'ottavo, siamo alla divisione 7. Perdonatemi, perché con tutto tra FIFA e quello, cioè, sto registrando un po' di roba e quindi fa parecchia confusione. Dicevo, l'avversario trovato, c'ha 4 stack su 5, mi va più che bene, speriamo bene. Tanto, diciamo, mentre si aspetta l'avversario, vediamo, di categoria 7, come noi, potrebbe anche essere una partita equilibrata. Dicevo, l'obiettivo è quello di arrivare, sapete, fra una ventina di giorni, spicciolo più, spicciolo meno, quindi c'è lo switch, cioè la fine della divisione, quindi ripartire. L'obiettivo è quello di arrivare almeno alla quarta divisione in questa tornata qui, quindi andiamoci un po' a vedere i nostri. Oh, Messi c'ha il salito su Verratti, che mi garba tantissimo, che mettiamoci pedra, anche se lui non difende la semplice. Quindi Verratti in panchina, quest'ardi sono tutti a posto, bene, ben così. Anzi, guarda, facciamo così, mettiamoci lui. No, no, Pedri, perché partecipa all'azione. Partecipa all'azione, dai. Lui, Pedri, partecipa all'azione. E forse mettiamo così. Giriamo Cantino, mettiamo a destra, Pedri a sinistra. Vai.
No, volevo vedere l'avversario. Allora lui gioca con Lautaro, Chiesa a destra, De Paul, Dybala, a parte qualcuno, poi tutta la squadra italiana, la Serie A. Quindi Cristiano Ronaldo, due trequartisti, un mediano. Messo così sembra che al centrocampo è molto spinto in avanti questo ragazzo. Vediamo, dai, vediamo un attimino, cerchiamo di... Il nostro centrocampo anche noi, abbiamo un trequartista, poi due esterni, insomma. Vediamo un attimo se il nostro centrocampo riesce a mangiare la testa, in senso lato ovviamente, al mediano di turno, perché di fatto il giocatore dell'avversario appunto c'è solo un centrocampista, un mediano, che molto probabilmente scende più verso i difensori, quindi il centrocampo dovrebbe essere un po' più scarno, a meno che i due trequartisti fanno un po' da finta al centrocampo, allora vorrebbe dire che l'attacco è un po' più sguarnito. Insomma, sono tutte ipotesi che fino a che non si gioca e non si possono certamente vedere. Mentre si aspetta questo ragazzo che si fica tutto il tempo, ragazzi, vi invito a condividere il video, ovviamente se vi piace, commentarlo, mettere un like e seguire questa avventura di un player normale, non a caso, no? Ho creato un gruppo su Facebook che si chiama così, quindi un player normale su questo gioco, che insomma bene o male se ne può di tutto, però poi ci diverte a prescindere. Dai, 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 su, ora facciamoci un po' questa partite, ammuoviti però, ma muoviti, muoviti, muoviti. Oh, qui Tutti ai siamo a blocchi San di Siro. partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle Loro altre. sono a casa, La linea del sono a casa traguardo è mia di molto San distante e il modo in Siro. cui arrivarci è ancora tutto San da Siro. decidere, ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare Vai, le su. fondamenta su cui si reggerà il Non proseguo c'è della loro Verratti, stagione. quindi Partire stiamo un con po' il piede attenti. giusto può dare Potevo quella metterci i scarica di energia e fuori. ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. No, Modric, cosa ha preso? Cannavaccio! Subito. Non ci può arrivare Subito nessuno. errore. Porca la miseria, Qui può mascalzone. partire il contropiede. Oh, Sulla destra. no. C'è spazio da sfruttare in verticale. Questo si E allarga passa! troppo. Palla dentro di Chiesa! Meno male, vai. Ma cosa siamo mangiati? Io non Nostra, capisco nostra. come abbia potuto Bravo, commettere un nostra, errore nostra. così grossolano. Purtroppo Ma chi capita anche dice? ai migliori qualche volta. I tifosi Robert, ummeggiano, che ma benedetto. capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Guarda, se Peccato andava al per lui, centrocampo perché fosse questa vuoto il era una suo. potenziale Sembrava occasione. fosse vuoto. Cristiano Ronaldo! Che grande Sembrava fosse parata! vuoto il Una bella centrocampo. parata che risponde a una buona conclusione. Invece no, Bravo l'estremo ragazzi. Ha difensore. impostato bene la squadra. Messi. E il tentativo Ora finisce passa con un nulla di Giroud, tutto fatto. fasciato. C'è l'opportunità per il contropiede. Il pallone per Neymar. No, non se l'aspettava. Occasione per il contropiede. Neymar. No, Neymar. Possibilità di tiro. Colpisce il pallone. No, Ottimo non è tentativo, ma non trova il possibile, gol. ma È non è un'occasione ghiotta, possibile. Fabio. Non ha trovato la porta, ma la Non ha difesa avversaria ha avuto trovato un la brivido. porta. Ha tirato una sassata, ha tirato. Vabbè, dai, ci siamo, ci siamo. Partita equilibrata. Neymar. Pedri. Bello Questo questo passaggio passaggio, Pedri. quantomeno Complimenti, discutibile. io fossi da Vede lo te. scatto e Allora, cerca qua la nasce il gol. profondità. Ma Deve solo vaffan. tirare. Lautaro Martinez! E c'è il gol Cioè, questo passaggio me lo del deve spiegare, Pedri. Per questo fuori. Fuori subito. Per Si è questo liberato con un passaggio inserimento ridicolo. sul filo del Dai, ma guarda che fuorigioco ed è passaggio stato ridicolo. premiato con Ma un l'avevo già pallone visto nello che faceva quello. spazio. Dato Si Fabio con comincia il goniometro. Tutto Maluccio. perfetto. E il risultato si sblocca, Ma 1-0. questi Ora hanno in mano la ma va. partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Oh, meno male, cioè, lo sapevo. Lautaro Martinez. Prova a giocarla in profondità. Provano a partire in velocità. Bravo.
inventa nello spazio, ha spazio per cercare il gol, se ne va e sbaglia malamente il passaggio. Quanti inguardabile errori. Che peccato, quanti errori, troppi errori, troppi errori. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Supera il diretto avversario. L'allenatore non può bella passaggio. Di questo passaggio. Stiamo facendo dei bellissimi passaggi. Ecco Lewandowski. E trova il compagno. Ecco il tiro. Pedri. 1-1 ragazzi. Il 27esimo abbiamo rimesso. Minuti e siamo di nuovo. Abbiamo rimesso. Siamo in pari. Un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi a aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. È una partita che va vinta assolutamente. Si è aggiustato bene il pallone prima di andare e poi è riuscito a intaccare senza nessuna difficoltà. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Passaggi lì. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Mamma, quanti errori. Chiesa. Dalla lui. Se si spianca il coso. Azpilicueta. Bravo, Azpilicueta. Salah. Lewandowski. Ottima circolazione del passaggio. E c'è il gol del Milan. E adesso repitoso passaggio. Strepitosi, 1-2 velocissimi. Alla stazione di ragazzi. Credevo che la buttasse su di campione, invece ha fatto un tiro sarà perfetto. Azione veramente bella. Deve essere niente da dire, altrimenti non c'è niente neanche da buttare. 2-1, bella, abbiamo ribattuto. Sembrava di una adesso il pressing della registrazione. La partita è cambiata. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Ecco Lewandowski, Salah, Neymar. No, non è passato. Ma come fa a anticipare? Chiesa. Prova a dare no, fuori gioco, fuori gioco. E passa. Vergognati. Era fuori gioco, arbitro, vergogna. Non ha dato i frutti sperati. Messi. Messi, ragazzi, sempre peggio. Azpilicueta. Prova Salah. Lewandowski. Contrasto molto deciso. Mettici il piedino, Ciccio. Un'entrata in scivolata. Mettici il piedino, Messi. Sventa la minaccia. Piedino, ed ecco che viene servito sulla. No. Se ne va. Mamma mia, Robert, ci ha preso. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Ah, gli ha fatto punizione. Rosso. Non c'hanno più centroampo loro. Zitti, zitti, zitti. L'unico centroampista. Deve cambiare il modulo. Ha buttato fuori l'unico centroampista, ragazzi. Questo la doccia lo aspetta. E sicuramente anche la ramanzina del mister. È per forza. No? Il Lille dovrà affrontare il resto della partita in 10. Prova a giocare. L'idea era buona, però non c'ha piedi. Si è capito con il compagno qui. Pallone interessante, in verticale. Scodella in avanti. Neymar. There will be one minute added time. Errore. Ah, è sprecato. Chiesa. Cercano l'azione veloce. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. 2-1 ragazzi, noi siamo con uno, un uomo in più, sono date molto, siamo con uomo in più e soprattutto lui manca il centroampo. Vediamo, quindi due trequartisti sta davanti, ora vediamo. Il primo tempo è stato un'arena di emozione, intervento difensivo, parate, gol, rimonte, questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire. Certo, ancora un tempo da seguire. Di un gol piuttosto equilibrata, tutto può ancora succedere nei secondi 45 minuti. Prime fasi della ripresa già in corso. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Libera il compagno, qui cercherà il tiro. Oh, strepitoso Robert. Robert è strepitoso. Di scatto tra loro. 3-1, cioè Trump noi lo sappiamo direttamente. 3-1, fantastici. L'ha messa ragazzi, primi tre punti non ce ne leva nessuno in questa categoria. Ha impattato il pallone alla mancano poi 6 punti per poter salire. Il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Vediamo se questo episodio sarà in due
Vlahovic. Vediamo. Tanto non esaltiamo. Di distacco. Abbiamo sbagliato le carte in tavola. È forte visto, però lui essere soddisfatto. Essendo... si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Ricomincia tutto con una giocata all'indietro. Lautaro Martinez. Opportunità di ripartire. C'è Messi? No, Messi, ragazzi. Ci mette una pezza. Ben fatto. Può colpire. Si può vedere Messi, sì, questo sta. Non si può vedere questo sta. Messi! No, l'ha presa lui. Ha fallito una clamorosa occasione. Squadra, diciamo, in questo modo gira meglio. Credevo che giocando con le due ali mi trovassi molto peggio. E qui sul canale lo sa che io giocavo con le due punte davanti e invece ovviamente ora io ho i signori delle reti e entra stretto a cedere il pallone. Ci mette da solo. Si avvicina alla porta. Vaffanculo Messi. Allarga il gioco con palloni a sinistra. No, questi errori non si possono vedere. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Neymar. Bella palla, devi approfittarne. Che fanno? Cosa fanno? Cialopo colpisce. No, sul gruppone. Spazza via. Sul gruppone. The attendance for this match was 80,314. Salah, Lewandowski. Può liberare il tiro. Cerca il tiro. Ah, ha trovato l'angolino. Ha ascoltato bene questa. Ma quanti errori si sta facendo? Ha nuovamente dimostrato che stiamo al sicuro la partita sfruttando le ripartenze. Il quarto gol, tre gol di vantaggio. Vai, l'avversario. Allora, vediamo un po' chi si può far entrare. Messi, Messi. Via. Poi io facevo riposare lui e mettiamo a... Ah, non abbiamo messo il Rossino, vero? Però insomma abbiamo fatto bene che poi ha fatto gol. Dai. Quindi Messi, si avvia mistamente verso la panchina. Messi, la panchina e quello di Fabio. Robert Lewandowski. Coming on the field. Number 13. Dybala. Number 10, Erling Haaland. Substitution. Haaland. Da lì può concludere. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Passaggio fantastico. Sapevo, no? Cristiano Ronaldo si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Si è mosso bene. Vabbè, ma questi passaggi che li apri. La mette sulla sinistra. Il pallone per Neymar. Fuori gioco. Fuori gioco di Neymar. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Appoggiato. Ci si avvia mestamente verso la fine. Sì, speriamo. Ma queste cazzate E passa! La mette in mezzo. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. Via, dai, su Sennobi veramente. Macchie. Nobu. Incornata! Salute. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Punto la via, dai. Passaggio sulla destra. Chiesa. Sotto. Supera il diretto avversario. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Vediamo se può fa più nulla, sono sgonfiato.
riceve in ottima posizione. Un contrasto di cui avevano bisogno, ne sono usciti indenni. Un intervento che ha evitato una catastrofe, però dovrebbero anche preoccuparsi di De Paul. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Con le osse ci sta crescendo. Butta. Allora, questo finale di secondo tempo è un po' scarso. Prende con tutto il peso del corpo e gli si trae il controllo del pallone. Noi ci siamo non più. La gioca sulla destra. Inserito in spalle del marcatore. Se ne va. Palla al centro. Sì, un grande intervento del portiere. Non facciamolo segnare. Mohamed Salah. Ecco un'occasione di contropiede. Holland. Neymar. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo a sinistra con il passaggio. Neymar può andare. Occasione per il contropiede. Palla filtrante per Salah. Perché? Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Chiesa ci prova con un pallone profondo. E c'è una palla filtrante. E passa. Detto, no. Può venire la porta da lì. Two added minutes has been indicated. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Opportunità di ripartire. Sto passaggino lì. Ok, è ragazzi. Tutto. L'arbitro dice che può bastare fischio alla fine della gara. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no. Hanno dimostrato di non mollare mai. Seconda hanno avuto partita. Grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Sì, abbiamo assistito a una rimonta. Partita. Quali sono le tue impressioni? Insomma, questa è una vittoria che vale doppio. La capacità. Al solito ho visto Messi ancora più moscio. Vabbè. Andiamo avanti, 3 punti. Facciamoci la seconda partita. Così postiamo un video un pino più lungo, me l'hanno chiesto, mi hanno detto va, invece di una sola panne due, come tra le altre cose era già successo in qualche episodio precedente. Quindi cerchiamoci l'avversario. Allora, che dire, questa partita è stata dominata, soprattutto poi però ho visto che anche essendo con un uomo in più e tra le altre cose questo uomo dell'avversario era un centrocampista, lui è l'unico mediano, cioè la trequartista. Noi abbiamo trovato difficoltà. Abbiamo trovato un po' di difficoltà, però insomma, per non male, siamo sempre lì a discutere. Allora, anche lui, squadra buona, settima divisione, quindi pari divisione. Non si trova gente in pari divisione. Bayern Monaco, stadio mi va bene. Non ci si vede. Allora, andiamo. Volunteers to reach block, please report to the staff. Là. Il nostro amico di punta stavolta. Allora, mettiamoci Alan e poi via. Mané, stadio Mané. Poi vediamo. Vai. Giochiamoci, no, non si guarda stavolta. Anzi no, guardiamoci com'è l'avversario, è la curiosità. Firmino di punta, Aubameyang, Griezmann, allora, trequartista, Locatelli, Modric, alla babà. Ok, no, una bella squadretta. Una bella squadretta, però battibile. Gioca come noi sostanzialmente. Quindi modulo specchiato. Siamo allo specchio, noi siamo molto meglio, ovviamente. Vediamo un po', dai, vediamo un po'. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Se avete amici che guardano il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni. E non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. San Siro, roccaforte storica del Milan sin dal 1926, è adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. È in due. Nel frattempo la gara è iniziata. Vai, lui ha paura. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Faccio il nome del croato Luka Modric. Ha un'intelligenza e una visione di gioco fuori dal comune.
che gli permettono di essere ugualmente efficace sia quando la squadra deve attaccare che quando deve difendere. Stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Volta. Aubameyang sul pallone. Errore qui, spinto però, la mette in avanti, anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Ecco Roberto Firmino. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Roberto Firmino. No, Robert. No, non è Robert. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Ma l'ha recuperato, eh. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Prova a eludere la marcatura. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Bella palla, deve approfittare. Alaba la mette sulla sinistra. Ragazzi, poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Ah, non è un'inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Baltino! Per forza, sentiti, se non rinvii, ai, siamo sotto. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore, gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui si è mangiato, ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Si ricomincia dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Ci prova con un pallone profondo. Cerca il dribbling in velocità. Oh, se ne va. Passa. Un recupero provvidenziale. Qui può partire il contropiede. Le botte, niente. Tutto regolare, va bene. Errore qui, pallone sprecato. Bravo, che errore. Decide di sfruttare la fascia. Prova a giocarla in profondità. Holland. Opportunità di ripartire. Sulla destra. Il tentativo di palla. Che leggere! Occhio alla conclusione! No, cosa ha preso? Cosa ha sbagliato? Il biondo. Ma quando c'era bisogno di lui. Non si può sbagliare. Intervento pregevole. Ma porca la miseria. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. La allontana deciso. C'è nessuno. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Così si rischia sempre il contropiede. Chance, bella parata! Diaz! E qui il portiere ha tolto dall'angolo un gol praticamente già fatto. E partiranno con una rimessa laterale. Vedo dura. Molto dura. Faccio queste cazzate. Sceglie di andare fuori gioco, netto. E guardaline ha alzato la bandierina, fuori gioco. Netto, aggiungo. Kanté. Holland. Prova Salah. Ottima progressione, palla al piede. Bella apertura. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Sì, troppo urgente. Codina. Alaba. Holland. Ah! Oh, l'ha difeso bene, eh. Va alla ricerca di un compagno davanti. E fallo.
Kanté la gioca a sinistra. Non si tira indietro, conquista il pallone. Ma cosa? Cioè, i falli dove sono lui? C'è Messi? Mohamed Salah! Posizione irregolare però. sì, hai ragione. Sì, però i falli laggiù, ragazzi, si rischiano, eh. Arbitraggio scandaloso. Vediamo se può capitalizzare. No! Mamma mia, è più lontano possibile. Non perdono tempo a guarda là che va. Ma davanti errori. Prova a metterci il piede. E questo fallo, calcio di punizione. Fallo di confusione, che è la babà. Clemente, ma la babà sta dicendo questo è l'ultimo, amico mio. Fatitaccia, se si può pareggiare, vincere la vedo dura. Allora, ma è lo lui. Aubameyang. Pallone interessante in verticale. Cross di Diaz. Intervento fondamentale. No. Tiro. Mamma mia. Che palo, de. Provano a partire in velocità. Dai, si scontrano fra di loro. Si conclude. Avevamo avuto fortuna, se si andava sotto 2-0 e lì era più difficile. Finiscono così 45 ragazzi, minuti di calcio. Ritorno subito la Messi, prima parte non c'è trovare di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Un cadavere. Leviamo il cadavere. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. E poi io direi lasciando così. Baba, vediamo il cadavere e Messi mettiamolo un pochino in carbonio. Messi, partiti e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Tutta via, vai. Alla viva al parro. Mohamed Salah. La poveraccia era in terra, cosa gliela dai? Dybala allarga il gioco con palloni a sinistra. Non si fa cogliere il preparato, interrompe l'azione avversaria. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Holland a sinistra con il passaggio. Ancora una volta la difesa non regala niente. Madonna, ragazzi. Wijnaldum vede lo scatto e cerca la profondità. Eder Militao. Eder prova a darla profonda nello spazio. Occasione per il contropiede. Ma da Firmino che gli va via. Può vedere la porta da lì. Non ci può arrivare nessuno qui. Bella apertura. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Guarda là. Dias! Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Avanti, era lì, avanti. A due passi dal bersaglio. Stanno giocando con concentrazione sul rumano dietro. Aubameyang sul pallone. Vede lo scatto e cerca la profondità. Come fallo? Ma dai. Si fischia con i falli da fermo. Riprende immediatamente il gioco. Wijnaldum! Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Centrocampo nostro è sparito. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Cercano l'azione veloce. Holland. Vai Holland. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La gioca a sinistra. Sceglie di andare per vie verticali. Rientra. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Supera il diretto avversario. Palla in avanti verso il compagno. Gran prova di forza, palla recuperata. Ecco un'occasione di contropiede. Riceve in ottima posizione. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Errore qui, era buona sprecato. E trova il compagno. Ma perché? Kanté. Non ce la fa più Kanté. È burro. Aubameyang ci prova con un pallone profondo. 2-0. Vuole sfruttare lo scatto. Boia, ma come è entrato? Alla barrocciaia, tutti sotto.
Non è troppo lontano, cerca il tiro. Fuori di poco, sfortunati qui. Non ha dato alla palla l'effetto che avrebbe voluto. Siamo proprio avanti. Questo è un errore non da lui, specialmente su questo tipo di conclusioni. Cerca l'uomo là davanti. Può liberare il tiro. Ottimo, Mané! No! Il portiere dice di no. Sarà! Finalizzazione. Ragazzi, del Mané. Ha fatto cos'è Shad? Ma ha concluso malissimo. Malissimo, malissimo. Sì. Vediamo un po' se si posso seguire qualcuno. Ragazzi, Kanté ce la fa più. Ci si mette Paul Scholes. E poi Verratti. Non lo posso, guarda, Pisciculeta. Posso mettere il difensore, Verratti deve giocare. Speriamo che Paul al posto di lui ci faccia il miracolo. Il miracolo. Non la vedo dura, la vedo molto dura, la vedo molto dura. Vediamo un attimino. Conte. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Substitutions taking place. Hakimi. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Vediamo un attimino, vediamo. Al menù pausa un'altra volta, Luca. Perché ancora menù pausa? Mané. E sbaglia niente il passaggio, inguardabile, che peccato. Là. Passaggio sulla destra. Anche culo, eh. L'appoggio sulla fascia. Gioca una palla lunga. Si destreggiano con... Ci prova! Nello spazio per scoprire. No. Ma cosa credevi che ti faceva fare il tiro? Fanno bene a prendersi qualche rischio anche di... Credeva che lo facessi tirare. La manovra. Fuori gioco. Dai, manca 10 minuti. Manca 10 minuti. Siamo sempre lì pronti per poterlo. Dai, forza. Dybala. Prova Salah. Arriva sulla palla e rompe l'azione. La loro caparbietà è... Anche se dura mezza giornata non si fa mai gol. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Riceve il passaggio. Oh. Allontana il pallone. Salah. Peccato, ragazzi, se è partita via. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Riesce ad intercettare. Mette la palla in avanti. Ma cosa fa? Ma cosa fanno? Locatelli. No, ma si scansano. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Quanto manca? La fanno 2-0. Più niente. Occhio alla conclusione. Butta veloce, prima fischi. Un minuto solo, Peccato. Errore qui, pallone sprecato. Finito. Coche la mette sulla sinistra. Diaz ha spazio per affondare. Calcio di punizione. Finita, ragazzi. Manca poco. Finita, seconda partita sconfitta 1-0, ma tanti, troppo. Fuori area, solo punizione. Andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Sì. Si prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Guardalo lì, ma ancora. Sotto. Prova a crossare, ci prova di nuovo. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Ragazzi, sconfitta 1-0 in casa. In maniera diversa. Hanno pagato. Voglio vedere quanti tiri si è fatto. Subito nel primo tempo li ha condizionati negativamente e non sono mai riusciti a rientrare davvero in partita. Insomma, l'ha fatti più lui, è 11 in attacco. Sta solo il tempo per in cui 5 in porta. Insomma, alla fine forse ha meritato la vittoria. Per noi abbiamo sbagliato tantissimo. Per avermi accompagnato in difesa, quel gol preso. Come sempre. Vabbè, abbiamo tutto il tempo per poter recuperare. Almeno si spera. Ragazzi, io chiuderei qui questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete un like. Io vi invito a iscrivervi al canale, condividere il video.
Per i nuovi vecchi iscritti, come sempre, io vi invito a cliccare sulla campanellina, così sarete avvisati. Per quanto riguarda il football, giovedì altre 1-2 partite, vediamo un attimino, e poi insomma tutto il resto. Domani ci sarà il penultimo episodio per quanto riguarda l'avventura sulle piste del Formula 1, quindi ragazzi domani, ora vedo se è mezzogiorno o qualcosa del genere, forse anche un po' prima, ci sarà appunto il penultimo Gran Premio con Manuel Paso che cercherà di portare a casa almeno il quinto posto nella classifica totale e poi a seguire tutto il resto. Un saluto, ciao!